senza potere e senza gloria. E sulla croce, dove sembra più un vinto che un vincitore. La sua regalità è paradossale. Il suo trono è la croce. La sua corona è di spine. Non ha uno scettro, ma gli viene posta una canna in mano. Non porta abiti sontuosi, ma è privato dalla tunica. Non ha anelli luccicanti alle dita, ma le mani trafitte dai chiodi. Non possiede un tesoro, ma viene venduto per 30 monete. Nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, Papa Francesco ha celebrato la messa per la chiusura del Giubileo della Misericordia, parlando di un Re, Cristo, la cui grandezza non è la potenza secondo il mondo, ma l'infinito amore di Dio. Ha abitato la nostra miseria umana, ha provato la nostra condizione più infima, l'ingiustizia, il tradimento, l'abbandono. Ha sperimentato la morte, il sepolcro, gli inferi. In questo modo il nostro Re si è spinto fino ai confini dell'universo per abbracciare e salvare ogni vivente. Non ci ha condannati, non ci ha nemmeno conquistati, non ha mai violato la nostra libertà, ma si è fatto strada con l'amore umile che tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta. Solo questo amore ha vinto e continua a vincere i nostri grandi avversari, il peccato, la morte e la paura. Papa Francesco con le sue parole ha dipinto il grandioso affresco narrato nel Vangelo di Luca di Cristo trionfante in croce attraverso tre protagonisti, primo il popolo che stava a vedere. Anche noi possiamo avere la tentazione di prendere le distanze dalla regalità di Gesù, di non accettare fino in fondo lo scandalo del suo amore umile che inquieta il nostro io, che scomoda. Si preferisce rimanere alla finestra, stare a parte, piuttosto che avvicinarsi e farsi prossimi. Ma il popolo santo che ha Gesù come re è chiamato a seguire la sua via di amore concreto, a domandarsi ciascuno ogni giorno che cosa mi chiede l'amore, dove mi spinge, che risposta do a Gesù con la mia vita. Quindi soldati che schernivano un Dio che non riusciva neppure a salvare se stesso. Se Dio dimostra potenza e superiorità. Questa tentazione è un attacco diretto all'amore. Salva te stesso, non gli altri, ma te stesso. Prevalga l'io con la sua forza, con la sua gloria, con il suo successo. È la tentazione più terribile, la prima e l'ultima del Vangelo. Ma di fronte a questo attacco al proprio modo di essere, Gesù non parla. Non reagisce, non si difende, non prova a convincere, non fa un'apologetica della sua regalità. Continua piuttosto ad amare, perdona, vive il momento della prova secondo la volontà del Padre. Certo che l'amore porterà frutto. Infine il malfattore che muore con Gesù, disprezzato dal mondo e unico uomo di cui sappiamo con certezza essere in paradiso. Ha chiesto di essere ricordato e ha provato la misericordia di Dio. Oggi con me sarai in paradiso. Dio, appena gliene diamo la possibilità, si ricorda di noi. Egli è pronto a cancellare completamente e per sempre il peccato, perché la sua memoria non registra il male fatto e non tiene sempre conto dei torti subiti come la nostra. Dio non ha memoria del peccato, ma di noi, di ciascuno di noi, suoi figli amati, e crede che è sempre possibile
ricominciare, rialzarsi. Ricominciare, rialzarsi, parole che Papa Francesco ha spesso pronunciate nell'anno della misericordia. Quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria.